Come saprai sicuramente, proprio oggi, tra l'altro, era il giorno dell'iniziativa Mi illumino di meno e in tutta Italia hanno pensato bene di, dalle 6 alle 7 e mezzo, di spegnere i vari impianti di luce, l'azienda, le luci di casa, anche i monumenti famosi in Italia come il Colosseo sono stati spenti e anche il Pier Antonio ha pensato bene con qualche giorno di anticipo, di aderire all'iniziativa. Perché il Pier Antonio ha iniziato a partecipare a Mi illumino di meno mercoledì in occasione della semifinale di ritorno di Coppa di terza categoria Lugnano Inteverina Pier Antonio, gara che si è conclusa ai calci di rigore battuti come? Guardiamoceli un po'. Questa la mettiamo dalla televisione. Sì. Grande calcio! Questa, no, ma tanto grandi o ecco, poche, questa grandi o cosa è falsata. Questa è l'assurdo. Dai, io si fermo! Chi è? Certo? Chiude, chiude, chiude. Sì, chiude. Sorvoliamo sul bip, però Ale, io ti chiedo un Galeazzi su una telecronaca al buio di questo tipo, calci di rigore decisivi in una semifinale. Dal dischetto, come vedete, non si sa. Grande la parata del portiere, incredibile! Grande parata! Ecco, il secondo rigore si parte. Vedete ancora il giocatore, come potete vedere ancora. Non si sa chi è, ma parte, incredibile! E gol! Il gol, la vittoria! Grande la vittoria di... Non Non si sappiamo di che sa. squadra. Sai di chi è la vittoria? Ce lo facciamo dire da Gabriele Pannacci. Complimenti per la telecronaca innanzitutto, perché le prime parole sono tue. Sì. Veramente complimenti, hai un futuro da telecronista, però dici un po' che cosa è successo. No, allora, innanzitutto me devi concedere un minuto, mo sono qua, me lo devi concedere, ti ringrazio già anticipatamente. Diciamo che quello che dico lo dico a titolo personale. Gabriele Pannacci da 46 anni tesserato con la FIGC in qualche modo. Da allenatore, da giocatore prima, poi da allenatore, insomma, ho una carriera pesante dietro, ma povera però da tanto tempo sono nel calcio e non mi era mai capitata una cosa del genere. La partita era alle 3:30, le due squadre si erano accordate di giocare alle 3:30 proprio del pomeriggio, proprio perché per dar modo a questi ragazzi di prendere magari solo mezza giornata di ferie e Perché non tutta la chiariamo, da domenica. Pier Antonio a Lugnano Inteverina, 129 km sono. 129 E il chilometri. mercoledì prima erano venuti da Lugnano a Pier Antonio, dunque lo stesso orario in tutte e due le Alle tre e partite, mezza. alle 3:30, perché i due campi non erano illuminati. Siamo arrivati noi verso le 14:30, più o meno 14:20, al campo. Abbiamo fatto tutto il rituale dentro ai spogliatoi. Quando siamo usciti erano le 3 più o meno e ancora l'arbitro non era arrivato. E siccome lunedì c'era stata una riunione in Lega, il presidente Repace, dottor Repace, ha detto che gli arbitri devono arrivare un'ora prima della partita e era mezz'ora e ancora non era arrivato praticamente, allora io ho detto telefonate subito al dottor Repace perché l'arbitro non è arrivato. Ha risposto Valerio Branda e ha detto come mai non era arrivato, ha guardato un po' perché chi ha avvertito l'arbitro l'aveva avvertito con qualche ora di ritardo, praticamente gli aveva dato l'orario delle 20:30 invece che le 15:30. 15:30. In fretta e in furia lo stesso Valerio o chi per lui, non so, si è adoperato a collegarsi con questo arbitro di Terni, che sai tu, no? Margheriti di Terni, Margheriti fra di l'altro, che è Terni. arrivato in fretta e furia, addirittura Era vestito in casa. divisa, Sì, no? Se non però è sbaglio. partito da Terni. Certo. L'ha accompagnato un amico, lui si è vestito in macchina mentre veniva, però è arrivato comunque alle 16:14 minuti, c'ho tutto scritto. E quando è arrivato abbiamo detto all'arbitro, dico, guardi, tu inizi la partita, però rischi di non finirla perché si fa notte anche oggi. E ha detto sì, avete ragione, probabilmente conviene non iniziarla. Ha telefonato a qualcuno, probabilmente al presidente degli arbitri o a chi per lui.
e l'arbitro, il presidente degli arbitri o chi per lui, non so, e noi, io e Moreno Pompei, eravamo presenti a questa telefonata, gli ha detto che doveva comunque iniziare la partita e portarla a termine anche di notte, perché la partita doveva finire assolutamente. E guarda un po', 2-0 all'andata, 2-0 anche al ritorno. E io gliel'avevo fatto presente, per assurdo dico, questa partita può finire anche ai calci di rigore. La partita è cominciata alle 16.24 e finita alle 18.08, praticamente gli ultimi 15 minuti si sono conclusi al buio come i calci di rigore, né più né meno. Io guardavo la partita ma non sapevo dove era il pallone, perché il pallone onestamente non si vedeva. Si vedeva il giacchetto dell'arbitro, da lì capivo l'azione, se era offensiva o difensiva della mia squadra. Vedevo, cavolo, dalla parte opposta l'arbitro era su. Quindi da tecnico sei diventato cameraman. Probabilmente attacchiamo noi e non è che attaccano loro, ecco, solo lì. Poi ci sono stati questi calci di rigore, l'unica luce che avete visto era un lampioncino, credo sui 100-200 watt, non più, che illumina il percorso che va verso i spogliatoi, non è che illumina il campo, la porta era molto più in là. Hanno battuto questi rigori al buio, hanno vinto loro, ma poco dice, questo lascia assolutamente indifferenti chi vinceva, anche perché a noi onestamente non è che ci interessava, ci interesserebbe vincere il campionato per fare il doppio salto, per ripartire con il Pianantonio. Vincere la Coppa onestamente non è che interessa. A meno 6 dal Montacuto, che però è una gara in più rispetto a voi. Una gara in più, sì, abbiamo avuto la sfortuna di incappare su delle giornate di squalifica, fino allora avevamo vinto sempre, poi c'è stata una partita che ha preso e saltato un po' la ragione a qualche giocatore, compreso l'allenatore, per carità. Eppure Diego è un po' strano, no? Perché Gabriele Pannacci è uno che con gli arbitri ha un ottimo rapporto. Sì, assolutamente. Possiamo guardarci anche proprio un'immagine che ci attesta proprio come un'intervista nella quale Gabriele Pannacci esprimeva tutta la sua solidarietà verso la classe arbitrale. Eccole qua, Pannacci, certi fischietti è bene che vadano a funghi la domenica. Questo è un post Pierantonio Subasio, la quale aveva segnato chi? Diego Marinelli, poi sì, ci vedremo anche il gol. Ci avevano battuto però la Subasio. La Subasio aveva vinto. Ero stato espulso anche quella partita perché avevo allontanato il pallone, tu ti ricordi, gli acchettini prese la traversa che balzò la palla sulla linea bianca per 3 volte, al 92esimo non entrò quel pallone, io ho calciato questa palla che ci avevo tra i piedi, l'ho gettata fuori. Senti, perché proprio a funghi? Ma perché era il periodo di funghi probabilmente, credo che il giorno prima o 2 giorni prima avevo trovato tanti porcini, allora mi ricordavo, insomma, ho collegato i funghi con...